Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, bentrovati, spazio aperto su Saiuz Web Radio, in compagnia di Antonella Intranò, Ugo Lombardi. Massimo Bonella dalla redazione di pianetaoggitv.net. Ciao Massimo. Sì, ciao a tutti, un saluto alla regia centrale Rosario Moreno, buonasera a tutti i nostri gentili ascoltatori. Io direi quindi di andare subito con le prime news, poi vi do subito la linea. Ci sono delle notizie importanti, come sapete l'Italia è interessata da una forte ondata di maltempo, c'è di fatto allarme meteo in 8 regioni. Dunque, criticità rossa, ovvero il livello più alto per rischio idrogeologico su Friuli, Venezia e Giulia. Buona parte della Liguria, Lombardia, Nord-Ovest e Piemonte. Allagamenti nell'Alessandrino, circolazione ferroviaria interrotta da ieri sulla Domodossola Milano per una frana fra Stresa e Bolgirate e Lago Maggiore a rischio esondazione. Stato di calamità in Friuli, Venezia, Giulia, dove per frane e allagamenti sono chiuse diverse strade regionali e provinciali, interrotta anche la linea ferroviaria Trieste-Venezia. A partire da ieri sera, temporali intensi anche su Lazio, Campania, Abruzzo e Molise, piogge diffuse per 24-36 ore e per sabato rischio alluvioni a nord, quindi non è finita. Dunque, cosa succede in Liguria? L'amministrazione ligure ha reazioni isteriche. L'esercito non serve a nulla, non sa dove mettere le mani. Oggi è fatto di super professionisti che con la protezione civile non c'entrano nulla. Così a Repubblica il capo della protezione civile, Franco Gabrielli. Replica il presidente della regione Liguria, Claudio Burlando, che afferma: per me, in un paese che è in una fase di grande debolezza, avere insieme protezione civile, esercito e ragazzi volontari è un bellissimo segnale di fiducia per l'emergenza del maltempo. È evidente che Gabrielli ed io abbiamo opinioni diverse, però io non penso che lui sia isterico, ha sottolineato. Così dunque Claudio Burlando, rispondendo rispondendo a Gabrielli. Dunque, sto guardando se c'è qualche notizia dell'ultimissima ora. No, eventualmente, siccome è una news in continua evoluzione, questa del maltempo, eventualmente se ci fossero notizie importanti vi chiedo la linea. Per il momento è tutto da Venezia, dalla redazione di Pineta Oggi TV, linea a Bari. Grazie Massimo, ti chiediamo anche di aggiornarci nel caso in cui ci fossero notizie sulle nuove, sul pericolo che corre ancora una volta il PM Nino Di Matteo, ricordiamolo, è stato minacciato da Totò Riina, pare che sia pronto il tritolo per lui, quindi se ci sono degli aggiornamenti ti preghiamo di comunicarceli. Dunque, questa sera abbiamo una graditissima ospite. Abbiamo in linea Silvia Donghia, redattrice del Fatto Quotidiano. Buonasera Silvia, benvenuta. Buonasera, buonasera a voi e anche ai Buonasera. nostri ascoltatori. Bene, Silvia Donghia, come dicevo, è redattrice del giornalista, redattrice del Fatto Quotidiano e segue la vicenda di Stefano Cucchi, la triste vicenda di Stefano Cucchi. Dunque Silvia, la storia di Stefano Cucchi comincia il 15 ottobre 2009, giorno in cui viene fermato dai carabinieri dopo essere stato intercettato mentre spacciava droga sostanzialmente. Vuoi fare una breve panoramica su quella che è stata la sua storia, di modo che possiamo poi proseguire nel discorso e giungere fino all'intervista che tu hai pubblicato? Sì, certo. Stefano Cucchi è stato arrestato, come dicevi tu, la notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009 nel Parco degli Acquedotti a Roma. Lo ha fermato una pattuglia dei carabinieri, lo ha sorpreso in auto mentre spacciava 20 grammi di hashish e qualche grammo di cocaina. È stato fermato lì, è stata fatta subito dopo una perquisizione domiciliare in casa dei suoi genitori, non è stato trovato null'altro rispetto appunto a quello che i carabinieri avevano già rintracciato nella sua auto e a quel punto Stefano è stato accompagnato in una stazione dei carabinieri. Quella notte in realtà ne ha passate tre di stazioni dei carabinieri, perché
perché non c'era spazio nella prima e per una serie poi di vicende. È stato tenuto una notte, la notte appunto, soprattutto nella stazione di Tor Sapienza qui a Roma. In questa stazione è stata chiamata una prima volta l'ambulanza, il 118 è arrivato e Stefano stava già poco bene. La mattina dopo, presto, è stato portato sempre dai carabinieri nelle aule, o meglio, nelle celle di sicurezza del Tribunale di Piazzale Clodio, in attesa dell'udienza direttissima che si sarebbe appunto dovuta svolgere quella mattina, l'udienza di convalida del fermo. Stefano è rimasto nelle celle di Piazzale Clodio dalle 9:30 del mattino fino a mezzogiorno, ora in cui si è svolta l'udienza di convalida. Durante l'udienza di convalida, il verbale di arresto firmato dagli stessi carabinieri, nonostante la perquisizione domiciliare, nonostante di Stefano si conoscessero benissimo le generalità, appunto il ragazzo è stato definito un alba, insomma, è stato scritto di lui che era un albanese senza fissa dimora. Qui parte già uno dei primi grandi errori che hanno poi caratterizzato e in qualche modo hanno influito probabilmente sul decesso di Stefano. A quel punto il ragazzo stava male, è stato visitato una prima volta proprio a Piazzale Clodio dal medico che c'è di guardia. Lì nei sotterranei del tribunale e aveva già alcuni segni sotto gli occhi e camminava con fatica. È stato poi portato, accompagnato a questo punto, preso in carico dalla polizia penitenziaria e portato a Regina Coeli. Regina Coeli è uno delle due carceri romane. A Regina Coeli però è stato necessario l'intervento di un medico perché appunto Stefano stava già parecchio male. Una prima visita nell'ospedale del Fate Bene Fratelli all'Isola Tiberina, a pochi metri dal carcere, lì Cucchi ha rifiutato un primo ricovero, però insomma lì ci sono già dei referti medici che parlano di difficoltà nella deambulazione. La sera stessa un altro medico, questa volta Regina Coeli, il dottor Degli Angioli, ha deciso che Stefano invece aveva bisogno di un ricovero ospedaliero perché appunto il ragazzo stava male. E lì è stato portato nel reparto detentivo dell'ospedale Pertini di Roma. Lì in qualche modo finisce la prima parte della storia e inizia la seconda, perché poi Cucchi ha passato 6 giorni in quel reparto e come hanno detto in un primo momento alla famiglia Cucchi, il ragazzo si è spento, nel senso che è morto e la sentenza di primo grado dice è morto di fame e di sete. In tutto questo la famiglia Cucchi era completamente all'oscuro di quanto stava accadendo, continuava a bussare alle porte del Pertini per avere notizie del figlio e appunto ai genitori veniva detto: il ragazzo è tranquillo, non vi preoccupate, ci vogliono le autorizzazioni del tribunale perché questo è un reparto detentivo. La mattina della morte di Stefano, il 22 ottobre 2009, alla famiglia che era, appunto, continuava a girare per Roma in cerca di questo benedetto documento che potesse almeno dare loro la possibilità di avere spiegazioni sulla salute di Stefano, e invece quella mattina stessa sono arrivati a casa sua gli ufficiali giudiziari e hanno comunicato alla famiglia il decreto per l'autopsia. È una storia tragica ed è una storia che a 5 anni di distanza, ma lo vedremo, ancora non ha un colpevole. Non ha un colpevole, non ha nessuna risposta rispetto alle tante zone oscure di questa vicenda. Ad esempio, quando Stefano rifiuta il primo ricovero e qualcheduno appunto nota le sue difficoltà nella deambulazione, le ecchimosi, insomma, l'evidente stato di incapacità del ragazzo a muoversi, anche a parlare, e lui dichiara di essere caduto dalle scale. Non parla, non dice di aver subito un pestaggio, non dice, di aver subito violenze, nulla di tutto questo. Fatto sta che il padre, ha constatato l'effettivo stato di salute molto precario del figlio e non dimentichiamo che Stefano soffriva anche di epilessia. Quindi in Sì. tutto questo, non c'è stata nemmeno, attenzione riguardo rispetto alla patologia che lui ha dichiarato da subito, è corretto? Sì, è corretto Antonella, anche se poi in realtà ci sono dei testimoni, c'è un testimone chiave del processo di primo grado che ha dichiarato di aver sentito dalla bocca di Stefano: mi hanno menato i carabinieri. Questo è accaduto all'interno del furgoncino della polizia penitenziaria che portava
Stefano e quest'altra persona che si chiama Samura Yaya, che era un arrestato del Gambia, dalle celle di Piazza De Clodio a Regina Coeli, al carcere. In realtà alcune testimonianze ci sono, Stefano ha parlato con qualcuno, certo non ha detto a chi di dovere mi hanno pestato, ha detto sono caduto dalle scale. Probabilmente in quelle circostanze chiunque avrebbe paura di reazioni, perché se è vero, adesso è tutto ancora da dimostrare, abbiamo detto non c'è un colpevole, però è vero anche che le due sentenze hanno stabilito che un pestaggio c'è stato, anche se non si è stati in grado, la giustizia non è stata in grado di capire chi ha operato quel pestaggio. Però insomma il pestaggio c'è stato, probabilmente lui è passato da due forze di sicurezza, i carabinieri la notte dell'arresto e la polizia penitenziaria durante l'udienza di convalida, dicevamo, nelle celle di Piazzale Clodio. I giudici hanno stabilito che una di queste due forze di polizia ha operato quel pestaggio. Certo è che nelle condizioni in cui era Stefano Cucchi qualcuno avrebbe dovuto alzare la testa. È stato fatto un calcolo: nella settimana, nei 6 giorni tra l'arresto e la morte di Cucchi, ci sono state 140 persone che lo hanno visto e hanno avuto a che fare con lui. Allora, probabilmente, se una di quelle 140 persone avesse alzato lo sguardo, avesse guardato negli occhi quel ragazzo e si fosse mostrata disponibile ad ascoltarlo, probabilmente oggi Stefano Cucchi sarebbe ancora con noi. Dottoressa Silvia, mi viene una domanda. Intanto rifiuta il ricovero, cioè questa affermazione mi suona un po' strana, anche se ha subito una serie diciamo, di valutazioni naturalmente fatte da persone molto più competenti di noi. Ma può una persona ridotta in quel modo permettersi di rifiutare un ricovero? Cioè è in grado di stabilire se lui deve ricoverarsi o meno? Sì, lo è. Teniamo conto di una considerazione. Stefano era un ragazzo comunque molto fragile, che aveva un passato di tossicodipendenza e doveva giustificare alla famiglia il fatto di essere ricaduto nel tunnel della droga, come ha detto il padre. Durante l'udienza di convalida, il padre Giovanni era presente. Stefano ha cercato, ovviamente delusissimo da quanto era accaduto, perché la famiglia non aveva cognizione del fatto che il ragazzo fosse ricaduto nel giro della droga e del piccolo lo spaccio. E quindi lui aveva molta paura di quello che la sua famiglia poteva pensare di lui, tanto che il padre all'uscita di quell'udienza gli disse, e sono le ultime parole che quell'uomo ha detto a suo figlio, però una volta finito il carcere tu ti devi far curare. Quando arriva al Fatebene Fratelli, Stefano sta male, è dolorante, però la situazione non è così drammatica, e in quel momento lui ha soltanto un obiettivo: riuscire a tornare a parlare con quel medico, che appunto è il degli angeli, che lo ha visitato a Regina Coeli e col quale lui ha stabilito un'intesa. Ci sono verbali che dicono che Stefano quella notte rifiutò, quel pomeriggio rifiutò il ricovero e disse: devo tornare in carcere perché lì c'è un medico che è mio amico. Appunto, tenete conto della considerazione: un ragazzo fragile, un ragazzo già provato dalla tossicodipendenza, che ha paura di quanto accadrà nella sua famiglia una volta poi finito quello spazio, che lui certo non si aspettava dovesse finire così, e comunque ancora in grado, dolorante, ma ancora in grado di reggersi in piedi. Ha trovato un appiglio umano dentro il carcere e probabilmente lui spera che attraverso quell'appiglio la situazione possa migliorare. Ecco perché rifiuta l'ospedale. C'è un altro fattore importante. Stefano continuava a chiedere, e lo ha fatto dal primo momento dell'arresto, di poter essere messo in contatto con il suo avvocato di fiducia. Questo non è mai successo. Nonostante lui l'abbia chiesto fino al giorno prima della morte, lui è morto la mattina all'alba del 22 ottobre, la sera prima continuava a chiedere di poter parlare con il suo avvocato, nessuno l'ha fatto parlare con l'avvocato. E questo è stato anche il motivo per cui Stefano rifiutava il cibo in ospedale. Lui diceva: io inizio a mangiare, perché ovviamente medici e infermieri gli suggerivano di nutrirsi. Lui diceva: io inizio a mangiare se chiamate il mio avvocato. Quindi era un ragazzo così, e quindi il rifiuto del primo ricovero si giustifica in questo modo, secondo me. Sì, ma questo ragazzo, pur diciamo, individuando la sua debolezza comportamentale, sicuramente annebbiata anche dall'uso della droga, probabilmente, era un ragazzo, leggo, che faceva del pugilato, insomma, anche in maniera piuttosto esperta, da esperto. Quindi
Quindi, come si può coniugare una fragilità comportamentale con un'attività sportiva di questo tipo? E può aver influito questo nella reazione di eventuali forze di polizia? No, io non credo che abbia influito sulle forze di polizia. Stefano era comunque, appunto, abbiamo detto, un ragazzo fragile. Lui aveva trovato nel pugilato un modo per sfogare probabilmente la rabbia, per tenersi in allenamento. La sera stessa dell'arresto, poche ore prima, era stato in palestra, aveva fatto tapis roulant. Ed era anche questo uno dei motivi per cui Stefano mangiava poco, perché comunque aveva bisogno di tenersi entro i pesi piuma, io immagino, credo che si chiamino così, ma insomma la fascia più bassa del pugilato a livello di peso. Lui ci teneva molto, per lui questo era importante. Certo sono due cose che probabilmente correvano su due binari paralleli, perché diciamo, un conto è l'attività fisica. Tra l'altro in quella palestra lui aveva un sacco di amici, quindi era un altro dei motivi per cui lui andava lì praticamente ogni giorno ad allenarsi. Dall'altro lato c'era questa ombra, no? Questa fascia oscura nella sua vita che era la droga. Non credo che le due cose, o meglio, non credo che la prima cosa abbia influito sul comportamento delle forze dell'ordine. Credo che la seconda abbia influito sul comportamento delle forze dell'ordine. C'è più di una fonte che dice che i carabinieri quella notte non sono andati lì a caso, che probabilmente cercavano un quantitativo di droga maggiore rispetto a quello che hanno trovato. E infatti non è un caso che pochi giorni dopo la morte di Stefano Cucchi, la famiglia di Stefano sia andata nella vera abitazione di Stefano, che era Morena, vicino Roma, e non era più con i genitori, abbia rintracciato un quantitativo di droga che era di circa 1 chilo e l'abbia portato in procura. Allora, probabilmente i carabinieri quella notte cercavano quel chilo di cocaina e non i 20 grammi di hashish che hanno trovato. In ogni caso, dico io, come dire, non è la droga al centro di questo processo, non deve esserlo. Stefano Cucchi è finito sul banco degli imputati dal primo giorno. Il senatore Carlo Giovanardi all'epoca disse era un tossicodipendente, era anoressico, come dire, in fondo se l'è cercata. Ora è giusto che anche mediaticamente sia ribaltata questa idea, perché è vero, Stefano Cucchi era tossicodipendente, la famiglia non l'ha mai negato, ma io dico sempre che anche il peggiore degli assassini non debba finire in quel modo. Quando una persona arriva nelle mani dello Stato ed è tutelata dallo Stato, anche può essere il più santo o appunto il peggiore degli assassini, in ogni caso lo Stato ha l'obbligo etico, prima ancora che giuridico, di tutelarlo. Difatti, la vicenda di Stefano, come dicevamo, inizia il 15 ottobre e lui pesava 43 kg per 1,76 m di altezza. Alla sua morte, avvenuta il 22 ottobre, quindi anche il lasso di tempo è incredibilmente breve, voglio dire, pesava solamente 37 kg. Ora, a parte le percosse che lui ha senz'altro subito, e questo il nuovo processo speriamo possa stabilire di chi sia la responsabilità. C'è stata anche, io trovo, una scandalosa incuria nella gestione sanitaria del paziente, perché era sì un detenuto, ma in quel momento era anche e soprattutto un paziente. Insomma, se consideriamo che la morte poteva essere evitata anche dandogli un cucchiaino di zucchero, perché alla fine la ipoglicemia, lo stato di ipoglicemia nel quale lui è caduto è diventato irreversibile, e questo naturalmente ne ha determinato la morte, oltre alle gravissime lesioni che sono state riportate. Allora, mediaticamente trovo che sia anche importante non far passare il messaggio che è giunto da Gianni Tonelli, che è il segretario del SAP, che ha avuto parole durissime, parole veramente, mi permetto di dire, vergognose, che hanno offeso ulteriormente non solo un ragazzo che, pur essendo colpevole di spaccio, ma meritava un giusto processo e comunque un trattamento diverso, ma anche la famiglia, che dopo 5 anni non è ancora riuscita a sapere chi è davvero il responsabile della morte del proprio congiunto. Ora, Silvia, un tuo commento sulle dichiarazioni di Tonelli. Io mi associo a quello che hai detto tu, è vergognoso. È vergognoso, lo dicevo prima, che fin dall'inizio siano finiti loro sul banco degli imputati. Io ho avuto modo, perché me ne sono occupata dal primo giorno, di conoscere a fondo la famiglia Cucchi.
Eppur nell'obiettività giornalistica, insomma, che si deve a questi casi e nella mia lunga esperienza da cronista, io vi dico che la famiglia Cucchi è una famiglia meravigliosa e lo dico senza timore di essere smentita, nel senso che Giovanni e Rita, il papà e la mamma di Stefano, sono due persone umili, sono due persone corrette, sono due persone oneste, sono due persone a cui è stato strappato un figlio in quel modo e che l'unica cosa che chiedono è la verità, che credo che sia veramente il minimo, perché chiunque in una condizione del genere potrebbe addirittura dare adito a sentimenti di vendetta. Loro non hanno mai chiesto vendetta, hanno sempre solo chiesto giustizia. Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, è una persona che ha stravolto la sua vita dopo la morte del fratello, a cui era molto legata, e che ha deciso e che ha scelto di lottare fino in fondo. Ha detto l'altro giorno: io mi possono uccidere, devono uccidere anche me, ma io vado fino in fondo. Lei ha fatto davvero questa scelta di vita, probabilmente una scelta inevitabile che farebbe chiunque di noi, non lo so, non lo voglio neanche pensare. Sicuramente lei ha sacrificato e sta sacrificando tutto alla ricerca della verità. Una volta lei mi ha detto una cosa, appunto, conoscendola a fondo, poi vengono fuori anche cose che non si raccontano e non si scrivono poi sui giornali. Però mi ha detto una cosa importante, mi ha detto: sai, io a volte, Ilaria ha due figli piccoli, ha detto: io a volte credo di essere una cattiva madre perché sottraggo loro del tempo quando potrei dedicarmi alla danza, al basket, insomma, e seguirmi di più. Però io credo anche che il mio esempio nella loro crescita sia fondamentale. Loro dovranno sapere un domani che la loro mamma ha combattuto fino in fondo per sapere chi ha ucciso il loro zio. E questo è, credo che sia veramente un esempio grande di etica e di moralità. Dicevi prima delle colpe mediche, Antonella, è assolutamente vero. I medici finora sono gli unici che hanno pagato, e pagato in termini economici, nel senso che la sentenza di primo grado ha condannato solo i medici e i Cucchi hanno accettato un risarcimento del danno. Chiaramente un risarcimento che, per quanto cospicuo, come è stato adesso sottolineato ultimamente con cattiveria dei giornali, non coprirà mai la perdita di un figlio o di un fratello. Però è sempre da tener conto di una cosa: i Cucchi stanno affrontando un processo che è un processo mediatico enorme, con spese legali enormi, e quindi è forse veramente il minimo che si possa dare a queste persone. La colpa medica è stata enorme. Stefano è stato abbandonato in ospedale perché veramente bastava, sarebbe bastato pochissimo. Una cosa su tutte: al momento della morte Stefano aveva una quantità di urina, credo 1,2 kg di urina, quindi a quei 37 kg Sì, uno e bisogna anche quattro. togliere, ecco, 1,4 kg, ricordavo male. Allora, a quei 37 kg bisogna togliere 1,4 kg di urine, che è drammatico. Perché? Perché un catetere era stato inserito male. Allora, è veramente successo quello che, non, è, che è pazzesco anche solo a pensarci. C'è stato uno scaricabarile mostruoso dal primo giorno all'ultimo, e medici e infermieri che adesso sono stati assolti, adesso vedremo che cosa farà la Procura Generale, ma come dire, io non so come queste persone possano guardarsi allo specchio, e non perché si voglia cercare a tutti i costi un colpevole, ma perché forse la coscienza dovrebbe parlare ognuno di loro. No, certo, non è intendimento di nessuno, né quello di fomentare un odio nei confronti delle forze dell'ordine che comunque svolgono un lavoro durissimo e più delle volte anche con una paga da fame in condizioni complicatissime, né vogliamo colpevolizzare dei medici o degli infermieri per partito preso, ma è un fatto oggettivo che questo ragazzo sia morto di stenti sostanzialmente, è morto di fame, è morto di sete e per tutte le conseguenze che le gravissime lesioni hanno comportato. Veniamo però adesso, Silvia, all'intervista che è stata pubblicata mercoledì 5 novembre, la tua intervista a Nicola Minichini, che era una delle tre guardie penitenziarie che ha preso in consegna Stefano Cucchi. Ora, qual è stata secondo te l'importanza di questa intervista, della sua dichiarazione pubblica? Beh, è stato fondamentale, almeno a livello mediatico e forse, spero, anche a livello processuale. Per la prima volta uno dei tre agenti penitenziari assolti, ricordiamolo, sia in primo grado che in secondo grado, ha scelto di parlare con un giornalista.
Lui ha continuato a dirmi durante tutta l'intervista, io queste cose le ho dette anche alla procura, però la forza di questa intervista è stata grande. Nicola Michini che cosa mi ha detto in sostanza? Mi ha detto quando io ho preso in carico Stefano Cucchi la mattina subito dopo l'udienza di convalida del fermo, io ho notato subito che aveva dei segni sotto gli occhi e dopo 5 minuti io ho chiamato il medico. Poi mi ha detto, certo, io non ho visto il testaggio, non c'ero, non posso dire se c'è stato o meno un testaggio, però, come dire, per scrupolo io ho chiamato il medico. E poi Michini mi ha detto una cosa importante, sulla quale secondo me adesso la procura ha il compito e ha il dovere di riaprire le indagini. Mi ha detto perché non si sono accaniti nello stesso modo anche contro altre persone, in questo caso le altre persone sono le persone che lo hanno arrestato, cioè è chiaro che se i carabinieri l'hanno arrestato e la penitenziaria lo ha tenuto in carico nei sotterranei di Piazza De Clodio, o sono gli uni o sono gli altri, visto che il pestaggio, come hanno detto i giudici, in primo e secondo grado c'è stato. E lui ha detto allora bisogna allargare gli orizzonti, se non siamo stati noi perché ci hanno assolto, allora perché non si sono accaniti nello stesso modo anche nei confronti dei carabinieri? Subito dopo l'intervista a Minichini, io ho voluto, volutamente, ma appunto non per, come dire, per incolpare nessuno, ma per cercare di fare chiarezza, ho ripubblicato, ho messo a confronto i verbali proprio dei carabinieri e abbiamo notato insieme al mio giornale, e questo è il motivo per cui li abbiamo pubblicati, che ci sono delle discrepanze enormi tra la versione di, in particolare di due carabinieri che sono quelli che hanno partecipato all'arresto di Cucchi la notte e che poi lo hanno accompagnato durante l'udienza di convalida del fermo. Uno ricorda di aver accompagnato personalmente l'arrestato nella cella di Piazza De Clodio, l'altro sostiene di averlo consegnato alle guardie penitenziarie. Uno ricorda che Stefano aveva i jeans completamente sporchi, l'altro dice i jeans erano puliti, anche se è anche all'ultima moda. Insomma, ci sono delle discrepanze che la procura evidentemente ha ritenuto non rilevanti e che però letti, come dire, dopo l'intervista a Minichini forse possono assumere un altro carattere. Ribadisco, adesso il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, ha assicurato che nel momento in cui ci fossero nuovi elementi le indagini saranno riaperte. Io credo che questa cosa lui la debba non solo alla famiglia Cucchi, non solo a Stefano Cucchi, che merita quantomeno una dignità nella morte, ma la debba all'opinione pubblica, perché c'è stato il Fatto Quotidiano.it ha lanciato una raccolta di firme perché, come ha detto il Presidente del Senato Grasso, chissà parli. Abbiamo raggiunto in pochissimi giorni 130.000 firme, vuol dire che questo è un caso che le persone sentono come vicino, perché potrebbe succedere a chiunque e perché, come dire, la morte di Stefano Cucchi è una morte che grida vendetta. Adesso vediamo se Pignatone avrà la forza e il coraggio di riaprire le indagini, di riaprirle veramente a 360 gradi, come si dice in questi casi, oppure se la sua è stata una trovata mediatica. Io mi auguro di no. Infatti mi hai preceduta di poco, Silvia, volevo per l'appunto chiederti qual è l'importanza di questo caso, perché secondo te mediaticamente ha scosso tanto l'opinione pubblica? Intendo dire, in passato purtroppo ci sono stati altri fatti di questo genere, che però diciamo, sono passati un po' più in sordina, non hanno avuto la stessa risonanza di questo fatto di cronaca riguardante Stefano Cucchi. Cosa secondo te ha colpito così tanto l'opinione pubblica? Antonella, credo che ci siano due elementi fondamentali in questo. Il primo è che quello che è successo a Stefano può succedere veramente a chiunque di noi, perché basta, se noi abbiamo messo insieme adesso tutto quello che è successo di, vogliamo dire, sfortunato, diciamo sfortunato, a quel ragazzo. Allora, se noi mettiamo insieme un fermo di polizia, che può succedere a chiunque, perché chiunque di noi può essere fermato la notte dalla stradale che ti controlla, ti trova qualcosa che non va e ti porta in una caserma, in una stazione, per un ulteriore controllo probabilmente. Tutto quello che è successo dopo può succedere a chiunque di noi e come dire, questo gli italiani l'hanno capito perché se appunto non stiamo parlando di un killer, stiamo parlando di un ragazzo che spacciava 20 grammi di hashish in quel momento. Penso che chiunque di noi conosca o abbia conosciuto direttamente o indirettamente una persona come Stefano Cucchi. E allora questo è un caso che ci tocca da vicino. Primo, il secondo elemento è che la forza della famiglia Cucchi non ha eguali, la forza mediatica, mi spiego meglio, della famiglia Cucchi non ha eguali.
Perché ci sono tantissimi altri casi, purtroppo ci sono stati come quello di Stefano Cucchi e io temo ci saranno ancora. Però la forza che hanno avuto i Cucchi non ha uguali. Il giorno in cui la famiglia Cucchi ha deciso. Allora, vi racconto questo per spiegarvi che cosa vuol dire mediaticamente questa cosa. Io ho intervistato Ilaria Cucchi quando ancora Stefano Cucchi non era nessuno. L'ho intervistata, ho pubblicato un pezzo sul giornale e ho detto: secondo me questa storia è incredibile. Non è possibile che un ragazzo venga lasciato morire in queste condizioni. Cioè, per prima io non credevo fino in fondo alla versione di Ilaria. Che cosa è successo? Che a un certo punto la famiglia ha trovato il coraggio di mostrare e quindi far pubblicare le foto di Stefano Cucchi sul letto dell'obitorio, sul tavolo dell'obitorio. Quelle foto lì sono entrate nelle case degli italiani mentre gli italiani mangiavano, cenavano la sera attraverso il TG1, attraverso tutti i telegiornali, la mattina dopo attraverso tutti i giornali e le persone hanno avuto un pugno in faccia perché quel pugno che probabilmente ha avuto Stefano ce l'hanno avuto tutti gli italiani. La forza mediatica di questo caso è esattamente quella e non è un caso che questo abbia scosso tutti, e abbia dato una scossa a tutti gli altri, perché il caso presente di Giuseppe Uva mediaticamente è esploso subito dopo quello di Cucchi ed è esploso perché è stata fatta la stessa cosa, sono state mostrate le fotografie. Così, per esempio, un ultimo, ma veramente un ultimo solo in ordine di tempo, il caso di Riccardo Magherini a Firenze, è successo il 2 marzo di quest'anno. Anche lì una famiglia meravigliosa ha deciso che questo doveva diventare un caso mediatico. Il caso Cucchi fa da spartiacque tra quello che c'è stato prima e quello che c'è stato dopo. Certo. Bene Silvia, noi non possiamo che ringraziarti per il preziosissimo contributo che hai dato. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che è possibile sottoscrivere la petizione del Fatto Quotidiano direttamente sul sito, giusto Silvia? Sì, è così, è giusto. Noi speriamo che davvero qualcosa cambi, speriamo che questa sia una settimana decisiva e che le indagini possano riaprirsi e che finalmente questa famiglia possa trovare davvero giustizia. Ricordiamo anche che c'è la prescrizione vicina, quindi come dire, bisogna anche fare presto. Quindi più siamo meglio è in questo caso. Se chi ci ascolta vuole andare a firmare, l'appello è sul sito del fattoquotidiano.it ed è semplicemente un appello a far sì che insomma, chi ha sentito, visto qualcosa direttamente o indirettamente possa recarsi in procura, parlare col procuratore Pignatone e far riaprire le indagini. Questo è fondamentale. Perfetto, la nostra solidarietà naturalmente alla famiglia Cucchi e anche, devo dirlo, agli operatori della sicurezza che nulla hanno a che vedere con questo caso e che comunque quotidianamente svolgono in modo onesto e pulito il loro lavoro. Grazie Guarda, Silvia e dimmi. Antonello, un'ultima cosa, è giusto Certo. perché hai ragione tu. Allora, io lavoro a contatto con le forze dell'ordine da ormai veramente tanti anni. Io mi rendo conto che questi episodi sono a carico di una grandissima minoranza degli operatori delle forze dell'ordine. Non sono tutti così, i poliziotti e i carabinieri sono persone oneste, sono persone per bene e sono persone democratiche. Quindi queste cose non accadono, grazie a Dio, tutti i giorni. È un problema di preparazione delle forze dell'ordine che dovrebbero essere più preparate ad affrontare certe circostanze e non è certo colpa loro se insomma vanno per strada e non sono preparati. Però fa bene anche a loro che questi colpevoli vengano puniti, fa bene a loro perché fa bene all'immagine del Assolutamente. paese. La giustizia fa sempre bene, no? Certo, assolutamente. Quindi, grazie Silvia. Noi ci risentiremo presto perché naturalmente vogliamo dare a tutti i nostri ascoltatori aggiornamenti e speriamo una svolta in positivo di questo caso, per cui ti richiameremo ancora. Buon lavoro a tutti. Grazie, grazie, grazie a voi e a chi ci ha ascoltato, Grazie. grazie. Grazie, buon lavoro. Eccoci qui. Allora, questo è un caso che davvero lascia l'amaro in bocca, però dobbiamo augurarci che le carte vengano riesaminate e quindi si possano trovare i colpevoli, di questa morte orribile. Bonella, hai qualche novità, qualche news da comunicare a noi e ai nostri ascoltatori? No, al momento no, sto facendo una ricerca perché ci sono novità in continuo sull'allarme maltempo, si parla addirittura di altre vittime, ma devo ancora focalizzare bene perché le notizie sono tantissime,
e devo un attimo elaborarle, verificarle meglio perché arrivano in continuazione. Dunque, vediamo se ho nel frattempo qualche altra notizia, giusto per intervallare un attimo. Allora, prima avevate parlato avete accennato a argomenti legati all'antimafia con altre minacce a Nino Di Matteo, con scusate, il tritolo che si parla che è arrivato il tritolo per un eventuale attentato a Nino Di Matteo, rimaniamo in tema, comunicazione, c'è una comunicazione ufficiale da parte del Movimento delle Agende Rosse, presidio Emanuela Loi a Udine, sabato 15 novembre alle ore 10 il gruppo Emanuela Loi di Udine sarà in Piazza Libertà, a Udine appunto a sostegno della magistratura, manifestazione nazionale con presidi in Palermo, Milano, Udine, Bologna, Modena ed altre città. Ecco, ringrazio Andrea Del Soso che è stato lui a darmi questa news che è delle agende rosse. Dunque, vediamo, perché qui hai una notizia in continuazione. Per quanto riguarda l'allarme attentato tra Roma e Palermo con Di Matteo, vi invito a entrare nella testata online antimafia2000.com che c'è un articolo molto dettagliato a cura di Lorenzo Baldo. Allora lì ecco, potete intanto rendervi conto di quello che sta succedendo, qual è la situazione. Una notizia che dovrebbe essere in primo piano su tutte le testate italiane, perché insomma ricordiamo cos'era successo con Falcone e Borsellino, cioè se ne era parlato tantissimo. Adesso abbiamo un altro personaggio a rischio nella medesima situazione di Falcone e Borsellino e dovremmo accendere tutti i riflettori possibili. Intanto ti rimetto la linea, Antonella, se volete fare alcune considerazioni per quanto riguarda l'intervista che avete fatto. Certo che ascoltando mentre prendevo appunti, avevo un orecchio verso di voi che vi ascoltavo e devo dire che se ti fermano la polizia e poi ti portano in una caserma per qualche motivo X, ti tengono lì fermo e i tuoi o i più cari non possono venire a vederti, insomma, che non riescono a raggiungerti per qualsiasi motivo X che poi possono tirare fuori, certo che questo fa pensare, insomma, cioè, questo che mi ha lasciato abbastanza perplesso. Comunque, volevo lasciarti così, questo anche per gli ascoltatori, questa mia considerazione, motivo di meditazione, di approfondimento, insomma, cioè, per carità, le forze dell'ordine è bene che ci siano perché abbiamo visto le nostre città italiane, soprattutto qui nel nord, nel nord-est, come sono ridotte da tutta la delinquenza che è arrivata, c'è un scuribande continuo, insomma, Mestre, Padova, Vicenza, Verona, Milano e chi più ne ha più ne metta si può dire, no? Quindi è bene che ci siano questi controlli per carità, però quando succedono queste cose qua, che sono delle anomalie di fatto, fanno pensare, uno rimane un po', come si dice, basito. Sicuramente quello che colpisce è la mancanza di tutela nei confronti di un cittadino che comunque ha senz'altro commesso degli errori. Qui non vogliamo santificare o demonizzare nessuno, ma la garanzia di un trattamento dignitoso, un trattamento giuridicamente corretto, dovrebbe essere la norma. E noi siamo certi del fatto che sia la norma, per questo non ci spieghiamo come un ragazzo di 31-32 anni, che sicuramente stava commettendo un illecito in quel momento, perché purtroppo lo stava commettendo, non ci spieghiamo come possa essere morto nel giro di una settimana. Morto nel giro di una settimana, conseguentemente a delle gravissime lesioni riportate, e questo è nei verbali e sulle perizie. Morto a causa della assoluta e totale indifferenza. Questo è quello che fa male in questa faccenda. L'assoluta e totale indifferenza che ha caratterizzato la permanenza e gli ultimi 7 giorni di vita di questo ragazzo. Quindi questo fa davvero male ad ogni cittadino.
Comunque, tanto per rimanere in tema, ricordiamo che anche su Antimafia 2000 c'è un articolo di commento rispetto a questa vicenda a firma del direttore Giorgio Bongiovanni, quindi chiunque volesse può consultarlo, può leggerlo e rimanere sempre attento alle evoluzioni di questo caso. Passiamo però adesso alla nostra seconda ospite. La dottoressa Claudia Bettiol, che è già in linea con noi. Buonasera, Claudia. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito, innanzitutto. Grazie a voi. Cioè, Allora. difficile intervenire dopo questa prima parte del programma, ma speriamo di essere interessanti. Senz'altro, Claudia, perché il progetto a cui tu hai dato vita è come dire, una possibilità molto importante anche e soprattutto per tutti quei ragazzi che sono in difficoltà. Stefano era senz'altro un ragazzo in difficoltà, magari ecco, era ricascato in una situazione davvero difficile da sostenere anche per la sua famiglia, però questi ragazzi fondamentalmente non hanno prospettive e questo è il loro problema, il problema di fondo secondo me. Per cui la tua iniziativa invece apre una serie di prospettive dinanzi, però ecco, spieghiamo di che cosa parliamo. Dunque, Claudia Bettiol è fondatrice e presidente di Energitismo. Sì. Giusto, Claudia? Perfetto. Allora, lascio a te il compito di spiegare ai nostri ascoltatori cos'è Energitismo. Energetismo è uno strumento a disposizione di chi sa fare belle cose, delle brave persone che hanno creatività e hanno realizzato degli oggetti interessanti per poter arrivare ai mercati internazionali. Cioè noi siamo partiti anni fa da un manifesto, quindi siamo partiti all'interno dell'università, era una tesi di laurea di una mia studentessa e che aveva fatto una tesi di laurea dicendo arte e tecnologia. Infatti ISMO voleva essere un movimento culturale che promuoveva nelle imprese un modo di fare impresa originale. Cioè noi avevamo già capito anni fa che le imprese italiane non sarebbero state forti a livello internazionale, che avevano dei problemi e dovevano ancorarsi all'arte. Perché quello che non possono copiare e quello che non, un terreno su cui possono competere, che non è un terreno di costo, ma è un terreno di qualità, è quello di ancorare le produzioni ad un valore culturale dato dalla storia dei luoghi, dalla storia delle persone, dalla storia che li ha portati ad essere quello che sono. Da lì abbiamo cominciato un giro, abbiamo girato dal sud al nord, quasi tutte le regioni d'Italia, intervistato centinaia di piccoli imprenditori. E abbiamo capito che c'era una bellezza incredibile, avevano delle capacità notevolissime nel realizzare degli oggetti, ma si trovavano una barriera, una prima barriera che era quella di non comprendere che avveniva nel resto del mondo. Allora, il resto del mondo è visto come un mostro o come una chimera a seconda dell'umore delle persone e un'incapacità. Anche semplicemente di capire l'inglese, di parlare l'inglese e quindi di poter esprimersi all'estero. E da lì nasce l'idea di un portale che raccontava le loro storie, rivolto direttamente ad un pubblico di madrelingua inglese. Quindi questa è un po' la storia su cui siamo nati. Dottoressa Claudia, sono Ugo Lombardi e la saluto, intanto ero prima lontano dal microfono. E, secondo lei questa nostra arte che dovrebbe creare un novello risorgimento, potrebbe essere anche lei, anch'essa, imitata dai cinesi? Certo, ma i cinesi hanno una storia bellissima artistica, non dobbiamo invidiare la loro storia cinese, dobbiamo competere con le nostre rispettive storie. Quello che noi facciamo per evitare la competizione non corretta, quindi la contraffazione, è quello che leghiamo prodotti e persone. Cioè, non è più possibile nel nostro modello avere un prodotto slegato da chi l'ha realizzato.
Allora, in questo modo devono copiare la faccia della persona, devono copiare la sua storia, devono copiare altre cose e è impossibile praticamente. Ecco, questo ci dà magari speranze per un prossimo non lontano futuro, dove magari potremmo vedere anche i nostri edifici, gli skyline delle nostre città, magari diverse, ricche di arte oltre che di energia. Questo è possibile, dipende veramente da noi. Cioè, stiamo parlando di una capacità di, primo, di sapersi raccontare e di sapersi raccontare in altre lingue e in altre culture. Un problema che abbiamo noi italiani è che parliamo solo italiano, leggiamo solo giornali italiani, quindi non abbiamo cognizione di come ci vedono gli altri o di cosa gli altri stanno pensando in quel momento. Dottoressa, mi perdoni, mi scusi se la interrompo. Parliamo italiano perché abbiamo ceduto il nostro latino all'inglese. Oh, per qualsiasi motivo, Mi guardi, non. perdoni questo nazionalismo. Abbiamo ceduto il nostro latino, insomma. Vabbè. Sì, ma io ho mio marito australiano, quindi io parlo inglese normalmente a casa. Non Sì. ho. Vabbè, ma anche un po' di latino lo parliamo tutti, anche se parliamo italiano. Sì, no, la cosa è che io sono un ingegnere, quindi non guardo al passato, guardo al futuro. Allora, prendo atto che non parliamo italiano, lascio le discussioni sul perché in un'altra sede, dico ok, è un valore, come trasformare questo in un valore aggiunto? Perché devo trasformare i punti di debolezza in punti di forza se voglio stupire e se voglio portare i nostri artigiani, che poi artigiani significa anche persone che sono state magari espulse dal mondo del lavoro, ma hanno ancora una capacità di fare, quindi possono riniziare un'attività, ma sono senza brand, sono senza immagine. Quindi stiamo parlando di un'opportunità che è a largo spettro. L'importante è saper fare oggetti qualitativamente fatti bene. E questo però bisogna che qualcuno sia un mediatore tra queste persone e il resto del mondo, altrimenti la competizione avverrà sempre e solo su prezzo. Cioè, se io non arricchisco e non costruisco delle storie attorno a piccole persone, semplici, che hanno una loro ricchezza grandissima nel cuore, ma che la devono trasmettere a persone di altra cultura, in altri continenti, in altre lingue, in altre abitudini, quello che facciamo è di dire a queste persone: non hai più il mercato locale. E competi sul prezzo con contraffattori cinesi o con grandi imprese di qualsiasi altro paese si siano. Claudia, quali sono gli strumenti che Energitismo propone e mette a disposizione dei suoi associati? Gli strumenti sono il web, fondamentalmente. Il web oggi, se uno guarda le analisi del comportamento degli acquirenti, i clienti sempre di più vanno sul web e comprano sul web, quindi può sembrare un paradiso. In realtà il web anche ha delle regole. Oggi sul web ci sono oltre 1 miliardo di siti web, ci sono 2 nuovi siti ogni minuto, quindi parliamo di un mare incredibile. E come si fanno le ricerche? Le ricerche si fanno digitando delle parole chiave, digitando dei concetti e leggendo articoli, tanto è vero che la frontiera oggi del marketing si chiama content marketing perché seguendo il comportamento dei consumatori bisogna dare delle notizie e dare delle notizie in modo corretto, in modo interessante, in modo accattivante e in altre lingue. Quindi quello che noi facciamo è avere un grandissimo portale web molto potente. E poi ogni giorno alimentarlo con delle storie molto interessanti e molto accattivanti, scritte in stile direttamente anglosassone e anche in altre lingue a richiesta. Quindi questo è Quindi il. è una sorta di vetrina quella che voi mettete a disposizione degli associati. C'è anche un magazine, delle newsletter. Come è organizzato? È una vetrina intelligente, nel senso che ci sono una serie di articoli di informazione a supporto della vetrina. Gli articoli di informazione significa trovare
agganci con aspetti culturali, con aspetti relativi al territorio rispetto a quello della singola impresa, del singolo artigiano, del singolo artista. Abbiamo tutte le tipologie, perché arte e artigianato sono molto vicini, come in alcuni casi. Abbiamo già un nostro database di persone che ci seguono da 48 paesi nel mondo, quindi mandiamo una newsletter. Queste newsletter le facciamo anche su temi che possono essere veramente legati a un evento, a un territorio, a una particolare esigenza. L'ultima newsletter che partirà sarà sull'opera e sarà dedicata a una cantante lirica americana e a tutto il suo seguaci, ai tutti i suoi seguaci americani. E poi abbiamo una sezione eventi, perché quello che sta accadendo di bello è che un sito in questo modo, dove è la vita della persona che viene messa in primo piano, fa sì che le persone che si sono già associate si incontrino, organizziamo degli incontri e abbiamo iniziato a creare fra di loro con delle iniziative che diciamo sono sotto l'ombrello energetismo, sono avvenute all'interno di energetismo, ma sono anche con un proprio cammino. Per esempio, in questo sabato prossimo abbiamo un evento, un secondo anniversario di energetismo e presentiamo tre progetti speciali che sono nati proprio all'interno di questa cornice. Il primo progetto è una via della seta italiana, cioè dopo quasi oltre 30 anni una filanda è tornata a tessere dei bozzoli italiani, ad avere la prima seta italiana. E questo è assolutamente un'inversione di tendenza totale, perché negli ultimi anni tutta la seta veniva da paesi extraitaliani, in Italia veniva soltanto lavorata. Un secondo progetto prevede un rapporto con un piccolo museo. In Italia sono circa 8.000 piccoli musei, quindi un dato assolutamente incredibile, e abbiamo favorito una connessione fra un piccolo museo, in questo caso il Museo del Rugby, e una serie di artisti e di imprese di ceramica, e presenteremo dei palloni di ceramica di rugby disegnati da artisti, dipinti da artisti. E in questo caso c'è il logo del museo e questi palloni da rugby verranno presentati poi internazionalmente, perché il museo ha delle vetrine nelle principali manifestazioni internazionali. Quest'anno sono anche i mondiali in Inghilterra. E il terzo progetto nasce da una riscoperta di una tradizione tipica dell'Italia, si chiamava Bevi se puoi. Nel Veneto si chiama Bossa Buffona, che sono delle caraffe molto originali, difficili da bere perché sono bucate, ci vuole un trucco, infatti per questo è il nome, Bevi se puoi, e lo facciamo in associazione con una cantina vinicola, e quindi riportiamo la tradizione in auge, e abbiamo fatto un test, i giovani non sanno più che cos'è. E la ripresentiamo in questo caso proprio come tradizione italiana rivolta a una riscoperta di una cosa divertente legata, che unisce vino e ceramica. È interessante vedere constatare come energetismo non solo guardi al futuro, come dicevi tu, Claudia, prima, ma tenta anche un recupero di quelle che erano e sono le tradizioni locali. Ecco, quello che mi piace molto, devo dire, è il desiderio di rimettere in luce la specificità di ognuno. Nel senso, in un mercato globalizzato dove questo, dove ormai non c'è più nessuna personalità di spicco, c'è cioè una decisa omologazione degli articoli proposti, constatare che ci sono delle realtà che vengono comunque esaltate dall'azione di energetismo e ridà un po' fiducia. Potrebbe dare anche respiro a quella che è la piccola e media impresa, che è un po' l'ossatura di questo paese, secondo te, Claudia? Secondo me tutti devono imboccare questa storia. Io devo dire che nel mio passato ho un'esperienza anche internazionale interessante, perché
Sono stata in Arabia Saudita più volte, sono stata relatrice a importanti manifestazioni, quindi come tipo il Jeddah Economic Forum, dove ho avuto modo di entrare a contatto con quelli che sono i clienti che tutti sognano in questo momento in Italia, perché il mercato italiano non c'è più, e anche capire le loro abitudini, i loro comportamenti, e loro sono assolutamente assuefatti al lusso, che è una cosa che per noi sembra impossibile, però non, i marchi del lusso in questo momento sono in difficoltà perché hanno capito che sono alla loro massima espansione e devono rimmaginarsi. Non, se uno pensa a Gucci, non può più immaginare l'artigiano che aveva iniziato a fare le selle e poi ha iniziato la pelletteria, perché oggi si trova una multinazionale che ha una sede a Parigi, le decisioni vengono prese da chi gestisce il brand e il contatto con l'artigiano è lontano. Poi tutti, bene o male, sanno che si fanno fare prodotti da subfornitori che non sono certi, che li pagano poco, cioè è un modo di fare che ha perso gran parte del fascino. E i marchi del lusso devono rincorrere sempre di più una personalizzazione spinta, devono mettere in vetrina i sarti, persone vere, perché non, altrimenti perdono il loro originale fascino di artigianalità. Quindi questo dà spazio agli artigiani, cioè questa saturazione del lusso dall'altra parte dà spazio agli artigiani, ma questi si devono saper raccontare, perché il piccolo artigiano oggi non è in grado di servire in modo efficace, in modo con lo stesso potere di fascino che ha il grande marchio, che è il suo competitor. E ha bisogno di qualcuno che racconti le storie, e questo qualcuno deve essere un terzo, quindi deve essere qualche soggetto credibile che sappia raccontarle in modo molto raffinato, ma semplice, cioè deve essere un concetto raffinato espresso con parole semplici. E capisci che questo non tutti lo sanno fare, soprattutto se poi parliamo di altre lingue o esprimere questi concetti per persone abituate a un meccanismo culturale diverso. Questo significa, dottoressa, che i bottegai devono recuperare un po', le loro città, i loro paesi, devono recuperare i loro luoghi di lavoro che sono stati, diciamo, un po' così, occupati dai super negozi, dai supermercati e dai centri grossi commerciali, e quindi annientando anche, diciamo, i piccoli guizzi artistici. Che avrebbero potuto magari continuare ad esistere. Dobbiamo recuperare, insomma, questo Ma artigianato artistico. assolutamente sì, per questo la nostra discriminazione è veramente meritocratica. Prima chiediamo che cosa sai fare, facci vedere che sai fare e vogliamo parlare con una persona e capire che sia una bella persona, non un contraffattore. Però il parallelismo forse migliore è quello che sta avvenendo nel turismo, perché tutti noi viaggiamo, quindi tutti noi possiamo capire come le nostre abitudini nel viaggiare e immaginare quindi un equivalente in quello che stiamo facendo noi. Oggi il vero problema sono gli alberghi destinati al ceto medio, perché chi sta facendo la parte del leone nel mercato della ricezione è o il grandissimo albergo con servizi che si può permettere, 7 stelle, poi aumentano le stelle perché devono sempre dare servizi aggiuntivi, quindi siamo arrivati ai 7 stelle, arriveremo presto agli 8, ai 9, oppure il bed and breakfast, che in parte dà gli stessi servizi del 4 stelle, 5 stelle, con un'umanità. E il bed and breakfast dove lo andiamo a cercare? O nei centri storici o in campagna. Allora, questo e viene raccontato però da motori di ricerca molto potenti, viene raccontato attraverso il web, perché per cercare un albergo si passano anche 2 o 3 ore sul web selezionando.
Allora, questa è la stessa cosa. Sempre di più, se uno vuole l'esclusività, andrà a fare ricerche sul web. Le ricerche sul web devono portare a degli articoli che raccontino la storia di questi e che li raccontino con un linguaggio semplice, breve, conciso, ma elegante. Temo che i nostri, prego, dottoressa, volevo dirle, temo che i nostri artigiani, i nostri commercianti, quelli del nostro sud, abbiano poca dimestichezza con il computer ancora. E questo passo lo devono fare, perché se il mercato locale non c'è più lo devono fare, e per questo c'è energetismo, cioè gli diciamo di non occorre che diventano degli esperti, perché anche è complesso il web, non basta scrivere un articolo, bisogna ancorarlo in tanti motori di ricerca, bisogna ancorarlo ai social network, cioè in realtà la scrittura di un articolo paradossalmente diventa la fase più creativa e più semplice e più bella, mentre tutta la fase del background di un articolo per poter far sì che questo articolo sia trovato diventa invece una vera professione, e questa non la può fare l'artigiano, altrimenti smette di fare l'artigiano e diventa web, ma poi lo deve fare in altre lingue, quindi smette di fare l'artigiano, studia una lingua, studia il web e poi diventa autonomo, però poi deve cercare un artigiano da promuovere. E poi comincia a lavorare per energetismo smettendo di fare l'artigiano. Perché alla fine è questo il vostro obiettivo, no? Dare supporto all'artigianato e comunque alla impresa che non riesce a conquistarsi una fetta di mercato. Ma una domanda, Claudia, tu ad apertura hai appunto detto di essere un ingegnere. Sì. Ecco, poi cos'è successo nella tua vita? Cioè, qual è stato l'evento, il fatto, l'accadimento che ti ha spinto a fare una scelta così diversa? Perché sai, solitamente si immaginano gli ingegneri come persone abbastanza razionali, abbastanza schematiche. Per mettere su invece un'attività di questo genere ci vuole una buona dose di creatività, di immaginazione, anche di immedesimazione. Devo raccontarti brevemente la mia vita, cercherò di essere sintetica. Io ho fatto l'ingegnere per tanti anni, ingegnere civile, quindi ho progettato ospedali, scuole, ho fatto delle cose molto interessanti. Poi a un certo punto ho deciso di, quindi forse di più, 18 anni fa ormai, di fare un corso di bioarchitettura. Avevo avuto una figlia, ero stata fuori nel mercato del lavoro per un po' e volevo aggiornarmi. Ho fatto un primo corso di bioarchitettura, un master di bioarchitettura, e sono rimasta affascinata da tutta la bioarchitettura. Poi ho fatto un secondo master di bioarchitettura e a un certo punto, mentre facevo il master, ho detto: non è possibile che ci sia un modo di progettare che sia ecologico, che faccia bene alla salute, che sia buono per lo stato psicofisico delle persone. Ci sono le energie rinnovabili, io posso non inquinare, e nessuno lo fa. Allora, quel giorno io ho posato la penna, ho detto ai miei professori che da quel momento avrei smesso di fare l'ingegnere e mi sarei messo a cercare di capire come diffondere la bioarchitettura nel mondo. I professori mi hanno augurato in bocca al lupo, però erano molto timidi, insomma, mi avevano conosciuto durante i due master che avevo seguito. Quindi ho cominciato a studiare comunicazione, ho fatto un master in comunicazione, quindi all'Università di Ferrara, quindi lettere, cambiato totalmente. Dopodiché non mi andava bene ancora, ho cominciato a studiare scienze cognitive, perché devo capire proprio il funzionamento della mente, perché non era possibile che io parlassi con una persona di energie rinnovabili e mi trovassi dei muri in cui mi rimbalzavano, le mie emozioni rimbalzavano, non era inconcepibile. E dopodiché ho cominciato a insegnare all'università, perché nel frattempo ero diventata esperta, e poi ho fatto un dottorato di ricerca su come diffondere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. Quindi ho continuato a studiare queste situazioni che sono a confine fra marketing, politiche industriali, politiche, scienze comportamentali e tutto, e poi questo è il background. Quando la studentessa che
che uscì con la tesi di energetismo, allora era un manifesto molto poetico, l'ho trasformato di più in un manifesto di politica industriale, seguiva una mia lezione all'interno di un corso di geopolitica delle energie rinnovabili. Quindi, Quindi prova. ci auguriamo di vedere fra non molto dei pannelli solari artistici. No, l'abbiamo già visto. Se voi andate dentro Energetismo e andate nella sezione Collection, trovate dei gioielli fatti con celle che seguono la fotosintesi, neanche la foto, vanno oltre il fotovoltaico, trasformano la luce, non i raggi del sole, in energia elettrica. E quindi, perché la prima sfida era proprio quella di dimostrare, il primo progetto speciale di energetismo è stata questa collana che si chiama Living Jewelry, per dimostrare a tutti che era pigrizia mentale, quella di fare per forza cose brutte, che bastava uscire dal seminato, attivare il pensiero laterale e creare dei capolavori. E così il primo nostro partner di Energetismo è stata l'impresa Orafa che ha accettato la sfida di realizzare questo gioiello che è assolutamente stupendo. La seconda sfida era ancora nelle energie rinnovabili, abbiamo realizzato le sculture solari, si vedono appena si apre il sito di Energetismo, si vede una testa, quello è un pannello solare, però noi siamo abituati a vederlo brutto. Quello è un pannello solare artistico e abbiamo sconvolto le cose per poterlo far capire. Siamo andati veramente sull'emozione. E poi da lì siamo passati dalle sole energie rinnovabili a un concetto di sostenibilità più largo, dove appunto la sostenibilità diventa anche la sostenibilità sociale della comunità, la sostenibilità di quello che si fa. E allora abbiamo fatto il portale dedicato a tutti. Sempre selezionandoli, non a tutti, è solo su selezione. Claudia, tu che tanto hai modo per questo tipo di lavoro di entrare in contatto con tante imprese, con tanti artigiani, con tanti commercianti, diciamo così. Questo è un periodo decisamente negativo, no? Tanto spesso sentiamo la bella parola crisi, la flessione dei consumi, la perdita del potere d'acquisto, eccetera. Ma secondo te, quali dovrebbero essere i provvedimenti che uno Stato, un governo dovrebbe mettere in campo per aiutare questa parte di popolazione a risollevarsi? Ci sono dei provvedimenti che possono essere presi, secondo te, nell'immediato e a medio termine? Solo un contributo andare su internet, perché in realtà la crisi c'è in pochi paesi del mondo. Ci sono tantissimi paesi del mondo in questo momento che sono in boom e tantissimi, il ceto medio che oggi c'è in paesi come India, come Cina, come paesi del BRICS, è molto superiore all'intera popolazione europea. Quindi in realtà ci sono delle opportunità grandissime, forse non ci sono mai state tante opportunità. Il problema è una mancanza di liquidità, e quindi ecco qui un contributo solo andare su internet, l'incapacità di parlare altre lingue e quindi di vedere queste opportunità che sono oltre il confine. E poi di sapersi presentare, perché bisogna, quando si va a parlare con queste persone, si hanno a disposizione secondi o 1 minuto, 2 minuti. Se noi diciamo a molti artigiani presentati in 30 secondi o in 2 minuti, credo che svenga, credo che abbia, in quel tempo riesca appena a dire come si chiama e che cosa fa. Sì, dottoressa, mi stava venendo in mente adesso la Gioconda, quel gioiello di arte che noi abbiamo lì, Nel Louvre. sì. E mi stava venendo in mente che già quel gioiello di arte, oltre che essere un gioiello di arte, già emette un sacco di energia, prima ancora che noi parlassimo di energetismo. E quindi l'augurio naturalmente è che si ricomponga, si riprenda quest'arte e quindi si possa magari esportare sempre di più, insomma, il nostro talento. Questo è l'augurio che dobbiamo farci, no? Questo è l'augurio assolutamente, e
In realtà è veramente dipende da noi, perché ci sono tutte le condizioni fuori dall'Italia perché questo avvenga. Benissimo, allora ringraziamo Claudia Bettiol. Claudia, un'ultima cosa, vuoi per favore ricordare ai nostri ascoltatori il sito? Sì, è www.energetismo.com e sul sito ci sono tutti i miei riferimenti, quindi possono contattarmi direttamente per avere altre, tutte le informazioni necessarie. Perfetto, grazie Claudia, grazie per la tua disponibilità. Buon lavoro. Grazie. Auguri per il progetto sulla seta, che è interessantissimo. Speriamo di vedere presto le prime foto dei gioielli realizzati in seta. Questo interesserà tutte le donne, immagino. E anche tutti gli uomini, visto che siamo in procinto delle feste natalizie. E speriamo di risentirti presto con aggiornamenti su nuovi progetti e novità su Energetismo. Grazie Claudia. Grazie a voi. Grazie, a risentirci presto. Massimo, abbiamo delle news da dare ai nostri ascoltatori? Sì, dunque, stavo guardando infatti qui sul mio monitor di studio tutte le immagini provenienti dal nord Italia, dove fanno vedere diverse frane, la situazione è abbastanza pesante. Dunque, ci sono degli aggiornamenti, infatti nel Biellese a Crevacuore un uomo di 70 anni è morto, coperto dal fango che ha inghiottito la sua casa. Un vicino si è salvato ma è ricoverato in osservazione. Le operazioni di soccorso e per verificare se ci sono dispersi sono rese difficili dalla pioggia incessante che ha reso impraticabili parecchie strade. A Crevacuore è impossibile salire da Roasio, la provinciale è chiusa da sostegno in su, e anche dopo Valle Mosso ci sono interruzioni stradali. In Valsessera è stato chiuso il ponte di Panceri a Prai perché il livello del torrente è salito. Dunque questo è l'aggiornamento per quanto riguarda il maltempo, ma ripeto ancora una volta, è una notizia che è in continua evoluzione, ci sono aggiornamenti ogni pochi minuti praticamente, comunque questo è un po' il quadro. Ecco, un altro aggiornamento che ci arriva in questo momento, dunque, abbiate pazienza perché qui è tutto un fiume di notizie, dunque la notizia è che un uomo è caduto nel Lago Maggiore. Infatti Lago Maggiore è sfondato, mi pare, vero Massimo? È, diciamo che in alcuni punti sì, la situazione è molto critica. Dunque, poi passiamo, il tempo a disposizione sta per scadere, dunque un'altra notizia al volo, la sonda Rosetta è atterrata sulla cometa, quindi sentiremo nelle prossime ore eventuali sviluppi, nei prossimi giorni che cosa. Ecco, poi c'è un'altra notizia che tu mi chiedevi giustamente prima, per quanto riguarda l'allarme attentato tra Roma e Palermo. Io vorrei informare i nostri ascoltatori di entrare nella testata giornalistica online antimafia2000.com, c'è l'articolo di Lorenzo Baldo scritto con Aaron Pettinari, dal titolo "Allarme attentato tra Roma e Palermo con Di Matteo nel mirino. Una fonte attendibile avrebbe fatto sapere che il tritolo per il PM palermitano sarebbe già in città e nell'auto di scorta ancora non c'è traccia di bomb jammer". Ecco, questo fa pensare ad esempio questa cosa. Quindi c'è tutto l'articolo da leggere, molto dettagliato, che dà l'idea di quello che sta succedendo. Poi ancora una notizia un po' più leggera che conclude questo momento delle news dalla redazione di Venezia. Dunque è ufficiale l'addio di Marco Baldini a Fuori Programma, dove affiancava Fiorello. Da qualche giorno il nome di Baldini non compariva più nella sigla del programma di Radio 1 Rai. Nelle ore scorse il comunicato: "I miei problemi personali non mi consentono più di essere affidabile, siccome non sono più in grado di garantire un buon livello di professionalità, preferisco non danneggiare la trasmissione e lasciarla. I problemi personali potrebbero essere legati alla ludopatia di cui Baldini ha più volte parlato, ma la risposta può darla solo lui. Certo, noi avremmo voluto che restasse", ha twittato Fiorello. Altri aggiornamenti per quanto riguarda il maltempo? No, c'è l'attesa
Intanto, scusate, vado da una news all'altra rapidamente. Dunque, per quanto riguarda l'incontro Renzi-Berlusconi, si attende un comunicato congiunto. Se fossimo stati negli anni 80, io credo che ci sarebbe tutta la popolazione italiana in strada. Dunque, Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Allora, io vedo che state bene, però c'è un però da dire, giusto in conclusione. Molto in conclusione, guarda, abbiamo 30 secondi forse, sufficienti eh? per fare una bella conclusione. Cioè, tutte le Cominciamo, dai, vostre. incominciamo, dai, cominciamo, sentiamo, Cominciamo, sentiamo. anche se la trasmissione di Fiorello ormai è finita, no? Ma Perché non comunque, vai tu da Fiorello, scusa? vabbè. No, io ti vedo invece tu molto più su questo, più tagliata, no? Io devo stare un po' stretto sull'ambito delle notizie, insomma. Però volevo dirti, Antonella, tutte le tue assistenti di studio, segretarie varie, eccetera, no? Loro o non ci sono o vengono sempre a fine trasmissione. Ma che segretarie sono? Che assistenti Si muovono in sono? gruppo, non mai da sole, si muovono in gruppo. Guarda, ti lascio rispondere da Ugo. Io mi eclisso. È un branco, si muovono in gruppo. Se va, Ecco. ci, se, se una persona va in un posto, vanno tutti in quel posto. Ah, perfetto. Infatti sono andate chissà dove a fare una Se tu devi salutaccia. incontrare Rosanna, devi incontrare anche tutti gli altri amici con lei, eh? Insomma, devi prendere il pacchetto, Massimo. O prendi il pacchetto o niente. Troppo forti, però. Cioè, non hai alternative. A proposito, di Rosanna, gli ho anche dato i compiti per casa, hanno fatto qualcosa su quel suggerimento che gli avevo dato? Mi sa di no, vero? E qui dobbiamo fare. Assolutamente Assolutamente no? no. Bene, allora Rosario, tu che sei lì in regia, registra tutto, tu sei testimone, Rosario quindi registra apro. tutto, sta trasmissione, sta mandando in onda e viene registrata, quindi. Ecco. Perfetto. Ma sottolineiamo questo aspetto qui, la valutazione. Diamo adesso il voto. Zero. No, no, è troppo Io. presto, Massimo, è troppo presto. Zero. Ma chi? La Rosanna. A chi zero, scusa? Sì, perché se io ho dato i compiti per casa e poi mi si presenta questo, cioè bianco, no? Allora, in questi casi qua, di solito si fa lo zero. È un po' storto Guarda, quello zero neanche che il hai foglio fatto. bianco ti hanno presentato, Bonella. Pensa un po' che autorità hai tu. Pensa, voi mi nominate sempre queste donne, queste ragazze bravissime, per carità, vero? Mamma mia, guai a toccarle. Santa, quasi santa, guarda. Questa, Certo, io ti posso dare una notizia molto, molto fresca, Massimo. certo. Rosanna, si è iscritta alle scuole serali. E quindi ho detto io, viene a meno tutta l'assistenza tecnica. Con tutte quelle persone, neanche una che vi faccia d'assistente. Poi mi dici di me, ma insomma. No, lo ha fatto perché prevede di venire ad aiutarti, quindi sta aumentando la propria È preparazione. È propedeutico. propedeutico, sì. Sì, infatti, no, infatti si parlava anche con Rosario, anche col collega della Radio di Fontana Fredda, ma cioè, con tutte quelle segretarie, neanche una a noi che insomma No, siamo si muovono sotto in gruppo. Se le prendi Rosanna, devi prendere anche Pasqualino, che è 1,90 per 2,50 m, insomma. Rosanna non si distacca da Pasqualino, per esempio. Allora, tanto è inutile che le prenda se poi vedo che da voi o vengono a fine trasmissione o nemmeno si presentano, perché vedi qua. Brava Antonella, che Ma io non c'entro brave esti. niente, scusa, ma io adesso non voglio dire, ma l'altra volta vi ho lasciato i soli soli a parlare, ciuppi ciuppi, così se non sei presentata alla ragazza chiediti perché, Bonella, Ma cosa c'entra questo io discorso? Non ho c'entra dato niente. input, ho agevolato la situazione, noi No, qui anche Ugo no, no. Allora, questa cosa qui, a fine. andiamo col Chiesto finale? Sì, andiamo col finale, giusto? esatto. Il finale è questo, che praticamente Rosario sa di fatto che si sta parlando di tutt'altra cosa, di aiuto tecnico, non di
come pensi tu. Quindi sei fuori tema, allora possiamo a questo punto chiudere la trasmissione. Rosario, vai con la sigla finale, che io vado così, vado a cena, che anche tardi. Ma, però vabbè, non mi avete fatto capire, sta aiuto tecnico, arrivo o non arrivo? Perché tutto sto casino, sta baradan, Rosario non ha capito ancora dell'aiuto tecnico. Rosario, rimane un mistero, lo scopriremo solo vivendo. Ma io l'ho già scoperto, Antonella. Vabbè, allora Bonella, illuminaci, però lo fai la prossima trasmissione, perché noi te l'ho appena detto, cioè o vengono a fine trasmissione o non si presentano, dopo tu dici magari verranno mercoledì prossimo, no? Abbi speranza, abbi fiducia, che poi ci devi ancora spiegare cosa ci fai con i bicchieri tu, comunque io l'ho saputo, io l'ho saputo il fatto dei bicchieri, non parlo, lo voglio sapere anch'io. Anche Ugo lo vuole sapere? Sì. Ma è Massimo che deve parlare, non... giustamente, no. Vabbè, allora Massimo, mercoledì prossimo l'apertura non sarà con le news, ma l'apertura sarà con quello che ci fai tu con i bicchieri. I bicchieri di Massimo. Vabbè, allora guarda, Antonella, hai detto una cosa interessante, l'apertura la faremo con i bicchieri, ok, perfetto. Sì. Allora benissimo, allora anche a te ti do subito uno zero, perché vai fuori trasmissione, fuori tema. A scuola, quando siamo fuori tema, danno 4, ecco, 4, 3, cioè, perché è l'errore più grosso, più grave che si può fare. Però Antonella, questo è un bellissimo finale. Antonella, ma non sei per niente elastico, grosso, niente, sei tutto così incanalato sui tuoi binari. Vabbè, basta. Salutiamo i nostri ascoltatori, diamo appuntamento a mercoledì prossimo sempre alle 18.30, sempre su Saiut Web Radio. Salutiamo, vi sembrerà strano, ma lui è il direttore di PianetaOggiTV.net, Massimo Bonella. Ciao Massimo. Ciao, non è strano, meglio comunque chiudere, perché siamo andati fuori tema, quindi guarda, ecco, hai detto fuori una cosa tema, di fuori orario, fuori di testa, fuori tutto Bonella, guarda, fuori tutto. Salutiamo Rosario Moreno alla regia centrale di Treviso. Ciao Rosario. Ciao, grazie a tutti. Ciao Massimo. E diamo appuntamento ai nostri ascoltatori mercoledì prossimo alle 18.30. Un saluto, un bacio a tutti. Arrivederci. Bene, mi associo anch'io, un bacio a tutti. Benissimo. Senza i bicchieri. Però voglio ricordare una cosa: domani sera alle ore 22 su sciencewebnetwork.it. La replica della trasmissione andata in onda domenica scorsa su Radio Piper, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, dalle ore 22. Sì, aggiungo un altro appuntamento questa sera per coloro che ci seguono dall'Alto Adriatico, adesso naturalmente a parte le battute, sul digitale terrestre con il settimanale Pianeta Oggi Reporter, in onda su Video Telecarnia alle 23.25 circa, e su Eden TV intorno alle 23.15 Video Telecane per quanto riguarda diciamo il Friuli Venezia Giulia, l'Istria e il Trevisiano, per quanto riguarda Eden TV invece per quanto riguarda il Veneto e parte della Lombardia fino a Brescia, ecco, si può vedere questo programma. Grazie a tutti, ciao, buona serata. Ciao Antonella. Ciao Bonella.